estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 ed iniziative per prevenire l'erosione costiera. Sono stati questi alcuni dei temi dell'Assemblea dei balneatori aderenti alla CNA che questa mattina si sono incontrati presso la Sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Quali sono i problemi maggiori? Si parla soprattutto di questo rinnovo delle concessioni. Sì, è un problema nazionale e anche di carattere regionale, per cui noi abbiamo un'interlocuzione continua con il Governo, con il Parlamento e anche soprattutto con le Regioni, perché c'è bisogno di dare una certezza, almeno per questo orizzonte abbastanza ampio di 15 anni, in tutti i comuni della regione Abruzzo, ma riguarda il provvedimento tutti i comuni costieri italiani. Sono 30.000 imprese che oggi devono avere una certezza, perché questo provvedimento, che è stato stabilito, approvato in legge di bilancio nel 2019, sia poi effettivamente applicato in tutte le concessioni. Ci sono investimenti da ammortizzare, bisogna far ripartire nuovi investimenti in un settore che è molto importante e dà veramente un'energia anche per quanto riguarda l'economia costiera di tutte le regioni, di tutto il compartimento economico. Si avvia alla prossima stagione balneare dopo un inverno che dal punto di vista dell'erosione dei danni sulle spiagge è stato sicuramente rilevante. Sì, il maltempo che ha imperversato un po' in tutti i territori italiani, che ha risentito anche di diversi provvedimenti nazionali, e oggi ha bisogno appunto anche di una programmazione preventiva organica che possa dare garanzie e sicurezza per poter lavorare, ma anche per tutelare questa economia costiera che ha bisogno appunto del bene spiaggia, perché possa essere messa positivamente in campo e non risentire di provvedimenti che devono sempre rincorrere i danni derivanti dal maltempo che purtroppo imperversa sempre di più e anche fuori stagione.